Ciao e benvenuto in questo video. In verità questo è un cappello che io registro al primo di questa serie di video perché da quando ci siamo ritrovati in questa curiosa situazione un po' tutti quanti, dopo circa una quindicina di giorni ho cominciato a registrare delle clip giornaliere, una sorta di diario mio personale che raccontava quelle che erano le mie esperienze qui chiuso in casa. Nulla di magico o di super mega wow, semplicemente un racconto personale di quello che mi stava accadendo. E anche questo fa parte del video, ossia un gattino che mi passa davanti alla camera. Faccio questa introduzione perché voglio dare un senso a questo tipo di racconto, a questo racconto che voglio fare, dove cercherò di tirar fuori il significato di ogni giornata o almeno di una serie di giornate, perché una delle cose importanti di questo periodo è quello di riuscire a dare un significato alle nostre giornate e non solo a quello che sta accadendo fuori e a quello che poi accadrà. Quindi è importantissimo riuscire a capire, a percepire il significato di quello che stiamo facendo e di quello che ci sta accadendo. E quindi volevo introdurvi a quello che saranno questa serie di video, che avranno meno a che fare con il mondo tech e con il mondo del video, ma molto di più con una storia, quella che stiamo vivendo un po' tutti quanti insieme in questo periodo, il rimanere chiusi in casa. Una cosa molto importante che dobbiamo rispettare tutti quanti, e non perché ci venga imposto dal nostro comune, dalla nostra regione, dal nostro stato, ma per il nostro senso civico. Dobbiamo riuscire a debellare quello che forse è una delle scommesse più grandi della nostra epoca. Perché quello che questo virus sta andando ad intaccare non è soltanto la salute della popolazione, ma è anche la mente, e soprattutto sarà quello che andrà ad intaccare, che oggi ce ne accorgiamo meno, ma ce ne accorgeremo molto di più dopo, sarà la nostra economia. Quindi dobbiamo fare attenzione a quello che accadrà e dobbiamo pensare a come poterci muovere poi in futuro. E naturalmente io in tutte queste giornate, già ormai registro questo cappello un mese dopo l'inizio della quarantena, quindi con un po' di esperienza sulle spalle, posso dirvi che la mente viaggia, i ragionamenti viaggiano ed è importante che questo accada, e vorrei farvi partecipe del mio viaggio, così che questi miei viaggi non siano solo miei ma possano servire da spunto anche per altre persone per capire come trasformare questa situazione da una semplice attesa a trovare uno scopo, quindi a pensare che non c'è solo il presente ma ci sarà anche un dopo. Quindi torniamo un pochino indietro nel tempo e vediamo che cosa ho combinato. Ok, è pur vero che tutto questo racconto non avrà davvero poco senso, ma comunque partiamo dalle basi. Di sicuro tutti voi mi conoscete perché realizzo video, perché realizzo corsi, perché realizzo tutorial, e qualcuno di voi mi conosce perché ha lavorato con me. Io sono un VFX producer, un VFX supervisor, sono un digital artist, un montatore, bla 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 bla. Ma non è questo il punto focale. Per introdurvi alla mia quotidianità devo farvi un pochino il punto. Partiamo dal presupposto che io ho una casa che ho acquistato circa 2 anni fa, del quale sto pagando un divertentissimo mutuo, ho un gatto, mi hanno terminato i lavori della casa poco prima dell'inizio della quarantena, tant'è che io e la mia compagna non abbiamo fatto in tempo ad arredare la casa ed organizzare la nostra eventuale convivenza. Quindi mi ritrovo da solo in una casa semivuota, solo con un gatto, ma ho la fortuna di abitare a 20 metri dalla casa dei miei genitori, quindi passo la mia quarantena chiuso in casa dalla mattina alla sera e solo la sera e solo la notte vado a dormire a casa dei miei genitori, affrontando 20 metri impervi per strada con la paura che il virus mi colga. Scherzi a parte, tutto questo nasce perché non ho un letto in casa e tutto questo naturalmente mi costringe a spostarmi a casa dei miei genitori per dormire. Mi direte, allora perché non rimani a casa con i tuoi genitori se proprio devi affrontare la quarantena? Beh, perché poco prima della quarantena abbiamo attivato la modalità smart working e ho trasferito tutto il mio sacrosanto ufficio qui in casa. Infatti ho una stanza dedicata proprio a questo. E per non dover fare un ulteriore trasloco, dato che mi separano un incrocio e 20 metri di strada, preferisco affrontare questo impervio tragitto ogni giorno 2 volte. La mattina, presto, così non incontro nessuno, e la sera, tardi, così non incontro nessuno. Ma adesso basta, possiamo cominciare.
Oggi sono in vena di ragionamenti. Sono ormai passati diversi giorni, sono quasi 20 giorni che viviamo in una situazione molto particolare dove siamo, diciamo, reclusi in casa. Stranamente ho visto che le persone, la quasi totalità, l'ha presa in una maniera davvero decisamente bene. Mi sono posto una domanda nello specifico, ma quando è cominciato tutto questo? Ma io come pensavo di viverla questa quarantena? E perché? Perché sono quelle cose che non ti aspetti dalla vita. Quindi cosa me ne sono fatto, cosa me ne sto facendo di questo periodo? Perché è un periodo che ti porta a riflettere. Sono fortunato perché ho appena terminato i lavori di casa. Sono un po' solo perché mi manca la mia compagna, che anche lei giustamente è segregata in casa, ma sono fortunato perché ho un gattino che in questo momento si è appena un po' sessato della mia sedia perché ha visto che io mi sono alzato e quindi non sono solo e ho tante cose da fare, un'altra cosa molto importante e fondamentale. E in più ho tutto il mio mondo, come vedete siete... Non so se si vede da questa inquadratura, ma siete all'interno dello scaffale con il mio mondo. Nulla, stavo nominando le batterie delle mie camere, così da avere sempre tutto organizzato. Io me le numero, metto il numerino di lato, sempre nello stesso verso, così è facile quando le tiro fuori dalla borsa, dallo zaino o anche dalla stessa mensola. Riconosco il modello anche perché molto spesso ce ne sono molte che sono simili. E riconosco anche il verso. Ok. Questa per esempio è la batteria della mia M1 Mark II. Dato che in questi giorni in offerta ho trovato delle batterie, ne ho ordinate un altro paio compatibili e quindi me le stavo numerando. Stessa direzione per entrambe le batterie. Le ho caricate perché le batterie io le devo sempre avere cariche. Non mi serviranno mai tutte queste batterie, ma in offerta non vale sempre la pena averle piuttosto che non averle. E ok, questo è il terzo. Eccolo qui, arriva. No, devi stare giù. Non ti far sentire dai nostri amici, perché poi dicono che non ti educo. Sì, ormai ha imparato a scalare e a salire anche dove non dovrebbe salire, per esempio su questo mobile che è dove io tengo tutta la mia attrezzatura. Sarebbe il caso che scendesse. Vero, Yukino? Vuoi scendere? Dai, tanti nostri amici non vedono nulla. Allora, vi faccio vedere il mio mobile. Allora, voi eravate in questa posizione e qua sono i miei corpi macchina, GH5 e Olympus, poi ve ne parlerò in un video dedicato. Questo è un laccettino che devo attaccare a questa Olympus mediante questo, non ho bisogno di un anellino, quindi non l'ho ancora attaccato. Poi ho questo qua che è della GoPro, adattatore di 135 F1.8, non il mio, è dell'ufficio, ma ce l'ho io in questo periodo di quarantena. I miei due obiettivi 7-14 e 12-40 Olympus Pro F2.8, registratore audio, camera 361, camera 362, Rode VideoMicro, no, questo è Rode Wireless Go, schede, faretto colorato, poi ho altri faretti più sotto. Poi giù ho tutto il reparto batterie, tutta la zona carica batterie con tutte le batterie già tutte quante cariche. Panasonic, se qua sono per la Blackmagic 4K sarebbero quelle della Canon, quelle per l'Olympus, le NP che mi vanno ad alimentare, i monitor esterni o le luci, l'iPad che sta caricando, quasi carico, tutti i miei cavalletti. Sì, sono un amante dei cavalletti. Sì, purtroppo, anzi, in verità ne manca uno che sarà nella valigia sotto. Qui un altro po' di grip, questa è una luce che stendo all'occorrenza, il mio zaino. Voglio fare un video dove parlerò esclusivamente del mio zaino fotografico, di tutto quello che c'ho dentro, perché nel tempo ho fatto davvero tanti cambiamenti e mi sono stabilizzato su un sistema che è quello del micro 4 terzi, quindi voglio parlarvene. Ma mi sono ritrovato oggi a sistemare queste piccole cose. Poi sopra invece ho cavetteria, ho il visore VR che lo utilizzo per lavoro,
una clampacci con un braccetto. Questo è il gatto morto per il videomicro che ho là sopra. E poi ho questo, il videomicro Pro che sto vendendo, perché vorrei prendere il nuovo video NTG, una cosa del genere si chiama. Sono curioso di provarlo e quindi vorrei prendere quello. Qui ho la mia scrivania e così sto lavorando. Computer, sigaretta elettronica, microfono, luci. Il mio momento pausa termina qui, ho messo a posto un po' di cose, quindi adesso posso ritornare felicemente al lavoro. Yuki, dai! Vuoi stare fuori? E sei fuori.